Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea e comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma, lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia, voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per copersi milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica chi ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 al bagno, quando si può fuori il bagno. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. No, io devo, devo in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa volessi? Fatemi toccare, fatevi toccare. Sto staccando un momento di devo, perché sono le Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Sì. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani nel mondo, ma che sapore ha! Il piacere di rivedervi, il piacere di ristare insieme. Quante cose, quanti problemi, quante giornate sono passate dall'ultimo nostro incontro, quante lezioni sono trascorse. Abbiamo un nuovo presidente giovane. Questo Macron, ieri sono stato ospite di una televisione per commentare appunto queste elezioni. Il mio modesto parere è che hanno tirato un respiro di sollievo, diciamo, coloro i quali ci tengono a mantenere questo status quo, questo stato delle cose, ma sicuramente il buon Macron ha davanti a sé una
serie di risposte da dare ai cittadini francesi e ai cittadini europei, perché insomma non dimentichiamoci che la Francia, basta vedere l'importanza mediatica che è stata data a queste elezioni, di gran lunga superiore a qualsiasi evento che possa riguardare la nostra cara Polonia. Ricordiamo che in Polonia c'è stato questa Marsz Wolności, cioè questa marcia della libertà di protesta da parte dell'opposizione nei confronti dell'operato del governo. Cosa posso dirvi? Io sostengo che, a mio avviso, il primo messaggio che do agli amici polacchi: magari potevate manifestare il vostro dissenso con il voto, che è lo strumento di democrazia, e purtroppo questo paese nei massimi picchi raggiunge il 48% di affluenza elettorale. Pertanto, se preferite andarvi a fare la scampagnata quando ci sono le elezioni, non cagate il cazzo, perché insomma avete avuto modo di esprimere il vostro parere. Quindi scarsa affluenza soprattutto dei giovani c'era stata nelle ultime elezioni. Qui abbiamo avuto invece nel ballottaggio, che ricordiamo anche a coloro i quali non fossero pratici di questo tipo di elezioni con due tornate, praticamente nella seconda tornata si vota soprattutto coloro i quali, diciamo, non hanno trovato il proprio candidato nella lista, per il meno peggio. Quindi cosa abbiamo avuto? 11 milioni di preferenze alla destra di Le Pen, che cambierà sicuramente il proprio look, cercherà di edulcorarsi, quindi di non essere così connotata con il neofascismo e quant'altro, però 11 milioni, ragazzi, non mi sembra una bazzecola, 11 milioni di francesi che ne hanno pieni i coglioni, che vorrebbero un nuovo patriottismo. E tra l'altro anche questo Macron, ricordiamolo, per quanto riguarda la politica così economica e commerciale, ha delle idee non troppo distanti da quelle di Donald Trump, nel senso che dice: signori, se devo dare degli sgravi e degli aiuti a una società francese, preferisco, in ordine di preferenze, darle a quelle società francesi, che non hanno eccessivamente delocalizzato. Mi sembra cosa giusta e saggia, tutto sommato, quindi non ci vedo nulla di male. Comunque, bando alle ciance, sono le 9:08 minuti del 999, questo numero ricorre, spesso andiamo a giocare subito all'otto, visto che ci sono 15 milioni di sloti in palio. Ecco, volevo sentire, mi sono piaciuti, colgo l'occasione per salutare anche il nostro amico tedesco, visto che su Spreaker animiamo il nostro dibattito, perché penso che tu, Stefan, anche la vedi come il sottoscritto, nel senso che questo Macron probabilmente diventerà subito un soldatino agli ordini di Herr Angela, la leader assoluta di questo stato delle cose, di questa Europa attuale. Coglierei anche l'occasione per andare a dare una sbirciatina tra i principali dei quotidiani, perché alcuni di questi, chiaramente Corriere della Sera e Repubblica, contenti, eccetera, eccetera. Il Fatto Quotidiano, che credo non fosse andato in onda ieri, non vorrei sbagliare, titola così: Macron ha già la piazza contro, se tocca il lavoro resisteremo. Queste sono le parole dell'estrema sinistra, che ha manifestato ieri contro, cioè, io non lo so, ragazzi, la democrazia ha dei meccanismi che sono a tutti noti, però insomma tutti che manifestano ex post, cioè è come dire: il mio Torino ha pareggiato con la Juventus e mi incazzo, vado a protestare, sì, per il fallo, ma il risultato non cambia, cioè alcune cose restano decise dalla democrazia. In questo caso sarei curioso, ma neanche troppo, di vedere appunto le copertine di
Charlie Hebdo, di questi giornali così un po' del cazzo satirici, però signori ricordiamo che ieri anche c'è stato un ennesimo allarme, questi adesso iniziano veramente a giocare come il gatto con il topo, quindi allarme, bomba, e hanno dovuto evacuare la stazione di la Gare du Nord, credo, di Parigi, quindi immaginate lo sforzo delle forze dell'ordine. Saluto anche Tony DJ. E quindi riassumiamo, quindi una Europa sempre più allineata. Credo che il prossimo scoglio sarà quello dell'Italia, e io ho detto questo in televisione, nel senso che finora sta reggendo un pochettino questa Europa rattoppata, con i problemi che sono sul tavolo, cioè della disoccupazione giovanile, il problema delle onde di clandestini che continuano ad invadere. E a questo proposito lasciatemi raccontare molto brevemente, senza annoiarvi, spero, un aneddoto che secondo me la dice anche lunga sullo stato delle cose, sull'assurdità. Parlo di un amico, non diremo, chiamiamolo Renato, che è un viaggiatore in moto, magari ci sta anche ascoltando in questo momento, e ama intraprendere dei lunghi viaggi, e aveva deciso un mese addietro di andare a visitare le bellezze persiane dell'Iran, quindi una serie di papelli burocratici, traduzioni di documenti, ha una bella moto tedesca intestata a una sua ditta, così come anche la mia moto è intestata alla mia ditta, insomma niente di. Quindi ha fatto questo documento che non so perché si chiama in francese, internazionalmente si chiama carnet de passage en douane, il cosiddetto carneata, dove devi dare una grossa cauzione, addirittura erano 20.000 zloty, quasi 5.000 euro, più una somma all'agenzia che si occupa delle spedizioni, che fa tutta la trafila burocratica, quindi bei soldini. Vabbè, dopo aver attraversato una Turchia che fino a una settimana fa aveva meno 4 gradi, buongiorno Sergio, cosa succede? Quindi freddo, sofferenza, viaggio in solitaria, io lo capisco e proprio cerco, non faccio fatica a provare una certa empatia. Quindi dopo una innumerevole serie di peripezie, stiamo parlando di quasi 2000 e rotti chilometri solo all'andata, arriva alla fatidica frontiera Turchia-Iran. Chiaramente Turchia imparanoiatissima per la sicurezza, Iran peggio mi sento, e quindi ci sono ancora nel 2017, nell'era della tecnologia a 3D, tutte queste, diciamo, masturbazioni burocratiche per far sì che un turista che andava col chiaro intento di andare a visitare il paese, quindi a depositare denaro, e quindi passa il primo, passa il secondo, stampa quell'altro, tira fuori l'assicurazione per il paese, insomma, morale, è arrivato al terzo cancello iraniano e gli hanno detto, eh no, è il documento intestato alla società, il carnet de passage en douane, dovevi farlo a nome tuo personale. Ho capito, ma cosa facciamo? Cioè, morale della favola, cari amici, contemporaneamente, contestualmente al fatto che migliaia di giovani baldanzosi, muniti di smartphone di ultima generazione, vestiti con le griff di ultimo grido, sportive quantomeno, Adidas, Nike, che li ho visti anche personalmente, quindi mentre migliaia di questi furbacchioni, molti di questi furbacchioni, alcuni di loro disperati, comunque sempre gente che ha trovato il modo anche di pagare migliaia di euro questo viaggio della speranza, perché così si può chiamare, bene, contestualmente rimandavano indietro il mio amico Renato dicendogli mi dispiace, ma il tuo papello burocratico pagato fior fior di quattrini non è sufficiente, quindi tornatene in Turchia, con anche una serie di problemi a dover giustificare il fatto
che si trovava tra Lusco e il Brusco. Quindi i turchi gli hanno detto: ma scusi, lei quando è entrato? Ma allora quando è uscito? Ma vi rendete conto? Cioè, da un lato questi arrivano senza neanche uno straccio di documento, perché sanno che in questa maniera riescono perfettamente a mimetizzarsi, e dall'altro abbiamo un turista con una moto da 25.000 euro disposto a parlare bene del paese, cioè, ma io veramente vi dico sì, Allah Akbar, per carità, ma anche sti cazzi Akbar. Quindi tac, Fabrizio Dai Chiria per Icena. Why don't you be a fashion blogger? There's nothing better you could do. Show that you're beautiful with an shirt and now you're ready to rule the world. Why don't you be a fashion blogger? It's how to be a selfie man. A picture when you're sad, but still so bad. And maybe while you take a nap. Hashtag, mi sentite? Sì, sì, sentiamo, hashtag, mi sentite? Ciao, no, Fabrizio! Hashtag, finalmente sunny day in Milan. Hashtag, sì, Quacella. Sì. Hashtag, jeans strapazzati. Hashtag, sì, sono Fabrizio Dai Chiri. Bene, bene. Fino all'anno scorso ero idraulico. Ora sono sempre trend topic su Twitter. Sappiamo, ho milioni di seguaci su Instagram. Sì. Se qualcuno ha qualche foto di me vestito da idraulico, lo diffido a pubblicarla. Perché ho talmente tanti soldi per fargli male con gli avvocati. Perché soldi? Hashtag love my job. Sì. Hashtag don't love idraulica. Hashtag il mio avvocato guadagna 20.000 euro al minuto. Hashtag se gli fai perdere del tempo lo paghi tu. Ok, vai e poi vai. No, no, ciao Angelo. Ciao Roberto Ferrari. Ciao anche all'ascoltatore Follow DJ che è venuto con le focacce. Hashtag le focacce fanno ingrassare. Scusate se è qualche giorno che non vi chiamo, ma sono un grande sbattimento perché è andato a fuoco lo studio del creativo di Giorgio Armani. Lo studio di Giorgio Armani, dove fanno praticamente le creature delle relazioni. Ah, sì. Quello dove Giorgione crea concept per gli abiti. Certo. Allora, lo studio ha preso fuoco mentre Giorgio cercava di fare dei buchi con la sigaretta a un pantalone di lino. Voleva lanciare questo trend dell'estate. Siccome Giorgio non voleva chiamare i pompieri, perché i pompieri potrebbero anche rubargli l'idea. Ma quando mai? Ma va! Ci sono stati dei casi in cui i pompieri hanno rubato l'idea degli stilisti, hanno fatto delle... Allora, il pantalone bruciato voleva che fosse un'idea sua, bruciato con la sigaretta. Siamo stati tutta la notte, io e Giorgione, a cercare di spegnere il fuoco con i giornali. Come, con i giornali non si spegne? Eh beh, quest'anno comunque, adesso se volete delle chiedetemi delle anticipazioni sulla moda. Okay. Ma che anticipazione sulla... Allora Angelo, è tornato il bucato. È tornato il bucato, le cose bucate. Sì. Per la gioia sì, di tutti quelli. Sì, quelli che hanno dei jeans strappati io, a casa, io. Non li dovete buttare via, okay, perché Giorgio Armani si è messo una mano sulla coscienza. Adesso che le fiamme sono state domate, sì, io e Marcello Burlon, mio carissimo amico, bene, ci stiamo dedicando all'idea della primavera 2017. È una piccola anticipazione che do solo a voi di Radio DJ. Hashtag solo a voi. Hashtag Radio DJ. Hashtag DJ Angelo. Hashtag Roberto Ferrari. Hashtag fermatevi. L'anticipazione, attenzione, il pantalone a finocchietto. No, a finocchietto. È un'idea di Marcello. Io sono solo un umile blogger. Io sono un umile blogger, ma sta prendendo piede. Non ve ne posso parlare in questo momento perché non sono ancora uscito con l'articolo sul mio blog, okay. L'ho detto solo a voi di Radio DJ. Va bene. Allora, sto aspettando di finire le foto artistiche di oggi. Sapete, sì, che ogni giorno per fare tanti follower, tanti like, tanti cuoricini, quante foto devo fai? Fare? Oggi tantissime. Poi oggi c'è il sole. L'idea di oggi era, sì, fotografami con gli abiti. Fotografami con gli abiti di Burlone e Margiela in una ferramenta. In una ferramenta. Cerbiatto! Cerbiatto! Dov'è il cerbiatto? Non lo so, mi sa che sta lavorando per cercare la location. Dobbiamo trovare un ferramenta disponibile a farci fare queste foto. Cerbiatto! Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Cerbiatto, mi presento. Sono assistente di moda di Fabrizio Dai Chiri. Sì? È un blogger molto eclettico che lavora per Giorgio Armani insieme al fotografo Def van der Scherkofen. Sì. Avrei bisogno di alcune informazioni. Sì. Allora, il signor Dai Chiri vorrebbe fare delle fotografie all'interno di una ferramenta. Sì. Per questo il signor Armani, tramite anche immagini trovate in rete, ha consigliato direttamente la sua ferramenta. Sì.
Deve fare delle riprese? No, delle foto. Guardi, noi saremmo disposti a pagare 700 euro l'ora per stare nella sua ferramenta. Il signor De Chiri vorrebbe posare completamente nudo tra gli utensili di Beta. Vabbè, per me non è un problema. Fantastico, allora le spiego quali sono le altre tre alternative di scatti che vorrebbe fare il signor Daiquiri. In un altro scatto vorrebbe essere praticamente sdraiato nudo avvolto dal fil di ferro. Sì, sì, vabbè. Poi in un altro scatto Fabrizio vorrebbe fingere di mangiare dei chiodi da un piatto di carta con una scimmia che ovviamente portiamo noi. È un problema se portiamo la scimmia? No, no. Non è un problema, perché tanto... Guarda, il mio è un negozio piccolo nel centro storico, eh? Sì, sì, ma io l'ho già vista, abbiamo già visionato, abbiamo visto le foto. Bene, va bene. Ed è perfetto per la nostra situazione. Perché vorremmo anche fare degli scatti simpatici mentre Fabrizio scambia degli sguardi ammiccanti con il ferramenta, con direttamente con lei. Lei è disponibile a fare degli scatti ammiccanti? Guardi, si tratta proprio di una roba volante, dovrebbe far finta di guardare in maniera molto sexy il nostro blogger Fabrizio De Chiri. Basta che se scaglia qualcosa. Assolutamente. Senta, si segni il mio nome? Sì. Sono Cerbiatto della Daiquiri Blogger United Partner Giorgio Armani. Sì. Ha segnato? Sì. Mi può ripetere gentilmente? Signor Cerbiatto, blogger da Giorgio Armani, scusa, sono... Perfetto. Come sono, adesso aspetto. Allora, quindi lei mi conferma che riusciamo a fare degli scatti sì, con il nostro blogger Fabrizio De Chiri, con lei. Settimana parleremo della moda del pantalone mozzicato e di come si adotta un cane che mozzica i pantaloni. Ciao! Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. 9:22, ringraziamo un nostro radioascoltatore che ci ha proposto praticamente dopo questo fashion blogger una cosa invece interessante. Luca Donadel è un giovane che ha scoperto che tramite i transponder, che sono quello strumento che dà la posizione delle navi, insomma, alcune di queste navi delle Onlus proprio stazionava lì di fronte alle coste libiche, pronta a fare da taxi per portare su questi clienti che poi renderanno un bel po' di soldi. Sentiamo questa intervista tra Luca Donadel e Cruciani, che è il nostro amico della Zanzara. Donato, le organizzazioni non governative fanno credere ai migranti in Libia che verranno comunque soccorsi, e questo li spinge a imbarcarsi aggravando la crisi. Ah, quello lo spinge. E le navi delle ONG hanno più volte violato le acque territoriali libiche, capirai, senza avvertire le autorità competenti. Sì, questo salvano vite umane. Non lo so, sono conniventi dell'ammiraglio della Guardia Costiera di Lampedusa, che ha udito in commissione, ha detto salvare le vite in mare è la priorità. Questo è il punto. Fine della discussione. Allora, 20 e 38, la persona, andamosene a casa. Sì, che la persona venerdì, che ha fatto scoppiare cena, tutto il casino. Amiche, amici, cose. La persona che ha fatto scoppiare tutto il casino, come sai bene, si chiama, è un ragazzo di 22-23 anni che si chiama Luca Donadel, che pubblica dei video su internet e va spesso ospite in una trasmissione, credo Matrix, comunque fornisce del materiale a Matrix. È un ragazzino che ha fatto due calcoli, ha messo insieme due dati, ha preso due rapporti, eccetera, e ci ha fatto capire, questo bisogna dirlo, ci ha fatto capire che in realtà qualcosa di strano nell'attività delle ONG sui migranti c'è. Tu lo sputtani sicuramente, io gli farei una telefonatina, però sì, tu lo consideri un imbecille, un povero stronzo. Queste cose io non le dico, sicuramente. Comunque dai, chiamiamo questo Donatello, dai. Sei pronto? Luca? Sì? Sono Cruciani, ciao. Non ci credo. Come andiamo? E Parenzo, credici invece, inizia il tuo calvario, caro. Allora, io voglio fare eroe nazionale Luca Donadel. Dovrebbe diventare l'eroe del fake. Dovrebbe diventare una specie di... Dovrebbe essere premiato. Tu sei convinto del fatto che le ONG collaborano con gli scafisti per portare gli extracomunitari in Italia? Questa è la sostanza, o no? Io ho fatto vedere le rotte. Che il fatto che gli scafisti collaborino con le ONG sarà una magistratura ad accertarle. Cioè tu hai scoperto che... Ma lui non ha scoperto...
scoperto proprio niente, chiariamo una cosa, non ha scoperto proprio niente, perché ha preso dati che erano assolutamente, in genere chi scopre? Il Watergate ha scoperto qualcosa, ma non il signor, l'amico, il professor Donadelli, il giovanotto Donadelli, il Watergate ha scoperto qualcosa. Ha fatto vedere un sacco di gente. Ha fatto vedere un tubo di niente, cioè ha preso delle informazioni che erano note, non è che ha fatto una inchiesta, c'erano informazioni note, cioè le rotte che sono cose anche pubbliche. Ma tu non hai fatto nulla, tu sei stato, tu passi la giornata a non fare nulla. Quello adesso, là ha studiato due tre rotte. Chiedilo al mio filippino, perché non è esattamente però così. Luca, scusami un attimo. Natale lavora molto, tutto il giorno lavora, legge, studia, ascolta Wagner. È vero che se la... Allora, sì, il problema è un altro. Questo signore non ha mostrato niente, ha messo insieme notizie, informazioni note e ne ha dedotto che le navi delle ONG salvano i migranti. Ecco la notizia. Come rispondi a queste cose, Luca? Ma dove rispondi? Dici, cazzo, il sole sorge ogni mattina. Sì. Se le cose che ho detto io tanto si sapevano già, no? Perché tanto erano già note, le sapevano tutte, erano così palesi. Perché proprio le indagini, perché adesso Di Maio inizia a parlarne proprio dopo? Cioè, due settimane dopo che ho fatto il video, tutti quanti si svegliano solo perché il video è diventato virale. Come risponde a questo il signor Parenzo? Cioè, ha fatto un video virale e poi... Di virale, cioè, un virus, appunto. Ma un virus. Ha fatto un video col in cui ha mostrato il vaccino è quello della buona informazione. Cosa ha mostrato di nuovo? Le rotte strane, chiamiamole così, sospette delle navi che vanno a prendere gli immigrati. Ma scusami, chiaro? Cosa c'è di sospetto sul fatto di una cosa che sanno tutti e che loro stessi hanno detto anche nelle audizioni? Spiegaglielo tu. Non c'è nulla di strano. Luca, le navi spiegaglielo tu. Con il benestare della guardia costiera, le denunce del fatto che queste rotte non è che sono sospette, il fatto che sono a 12.000 nautiche dalla costa della Libia, sia Frontex in un suo report dice che questo può agire da pull factor ed esattamente quello che io denuncio nel mio video. Io non mi metto a fare accuse, io ho semplicemente fatto il lavoro che evidentemente alcuni giornalisti non hanno fatto, ma sono dati noti, questo le sto dicendo, lo dicono le ONG stesse. Alcuni giornali hanno detto che il salvataggio veniva nel canale di Sicilia, quando venivano a 12.000 nautiche dalla costa della Libia, appunto. Questo è stato il mio video, è stato visto 2 milioni di volte. La cosa sospetta è il fatto che proprio perché stanno a pattugliare a 12.000 nautiche dalla costa della Libia, i trafficanti sono passati da usare gommoni, perché prima usavano delle navi di legno che affondavano molto di meno, adesso usano dei gommoni che li vendono anche su AliExpress, che è una sorta di Amazon cinese, no? E ci sono le prove che questi gommoni arrivano poi sdoganati a Malta e sono gli stessi che usano i trafficanti. E il fatto di andare così vicini agisce da pull factor e invoglia i trafficanti. Cioè, la Frontex dice un'altra cosa. Le bagnarole sempre più precari e questo provoca più morti. Cioè, mi dispiace per Parenzo. Cioè, questi partirebbero. Ci sono due cose che vanno dette. Questi partirebbero comunque, non è che partono, perché non è che vengono salvati mentre sono in difficoltà. Diverso è sostenere che c'è un accordo tra le organizzazioni non governative e i criminali degli scafisti. Implicito, ma implicito una fava, implicito, ma di quelle le fave toscane, ma implicito allora, una bella Luca, fava. Luca, di cosa sei convinto tu? Il fatto che queste barche siano così vicine alle coste libiche, mettiamo così, che cosa provoca? Quali conseguenze provoca le barche dell'ONG? Semplicemente che è molto probabile, come dica, questi sono i dati che parlano, appunto, che andare così vicini possa agire da pull factor per invogliare. Che vuol dire? Invogliano, lascia perdere il termine tecnico, invogliano i trafficanti ad usare mezzi sempre più precari, perché al posto di fare mezzi 200 miglia per arrivare fino a Lampedusa devono farne solo 12 e possono usare delle bagnarole che affondano più spesso. L'altra cosa è, c'è un accordo secondo te implicito tra le ONG e i trafficanti? È andato di fatto che ci sono delle persone che collaborano con le ONG, che hanno dei contatti diretti con gli scafisti. Ha scoperto, incredibile a dirsi, che le navi delle ONG salvano i migranti. Ma non ha scoperto solo puttana, questo. La cosa ha scoperto che mamma mia. Luca, rispondi tu per favore. Mamma mia. Una roba magistrale. Devo fare sì, ho già risposto prima. Ho preso dei dati. C'è differenza fra sentire un dato, no? Poi ma infatti, andiamo a prendere le tente davanti alle coste della Libia e vederlo effettivamente. Effettivamente, quando le persone poi vedono. Ma nessuno lo sapeva. L'opinione pubblica non lo sapeva dove venivano presi gli migranti. No, non lo sapevi nemmeno tu. Che differenza fa? Fa grande differenza quello che ti ha spiegato prima. Che differenza fa sapere che stavano entrando, come dire, nel o nella zona internazionale? La vuoi sapere tutta? È evidente che c'è un accordo implicito. Loro sanno, i trafficanti sanno che c'è qualcuno che li salva. Con la rete, con internet, la rete, è ovvio che vedono che ci sono anche i migranti che scappano. Non è che non si informano, non è che sono stupidi quelli che scappano. Dicono, speriamo di morire in mare. Luca, è ovvio, lanciano l'SS, no? Ma è evidente. Ciao, Luca. Saluti, professore. Saluti, professore.
Cari amici, siamo tutti d'accordo alle 9:30 nel sancire il fatto che Parenzo è un grandissimo idiota, praticamente una persona totalmente schierata, anche perché si carpisce nelle sue opinioni il fatto di essere totalmente fazioso, così come i suoi colleghi del PD. Questo ragazzo ha 22 anni e 23 anni, sì, va bene. Scoperto, poi tu non dirai che non ha scoperto nulla, ci ha fatto drizzare le antenne su qualcosa che è accaduto, che accade nel Mediterraneo. Io personalmente, per esempio, non sapevo di questi sabotaggi e sinceramente ero ancora convinto da idealista quale mi ritengo che i principali soccorritori fossero le unità della Guardia Costiera. E invece è evidente, signori, è evidente, i conti sono nelle mani di tutti. Se lo Stato paga 33 euro al giorno e questi, con tutto compreso, diciamo all inclusive, ne spendono meno di 16-17, è un business della Madonna che grava sulle casse dell'Europa e sulle casse dello Stato, ma che soprattutto avrà delle conseguenze che neanche il più catastrofico degli individui è in grado di prevedere.